La tua passione, mi hanno dato un libro da farti firmare, Black Jesus, penso, che è Illo Tempore. Il tuo primo amore è stato il basket, e poi arrivi al calcio. Rifacendoci alla passione che dicevi prima, che nessuno può nascondere anche quando ti parla male di un mestiere, nei campioni, in un campione di basket o in un campione di calcio, quale la passione è veramente così, traspira così tanto, è innegabile? Quale secondo te è il più passionale degli atleti nel basket e nel calcio che tu hai incontrato? Lasciare Buffa senza parole mi lascia, mi dà una soddisfazione di quelle sadiche. Tantissimi, non si sa scegliere, questa il problema no, è no, no. La selezione non delle... Non è non saper scegliere veramente. Io non è che ne abbia incontrati così tanti, cioè io sono come voi totalmente... Cioè, li ho osservati da fuori, non ho il piacere di conoscere i campioni, li ho apprezzati, amati, venerati, ma a parte qualche caso, e chi li ha mai conosciuti? E alle volte se li conosci era meglio se non li avessi conosciuti, perché si perde quell'idea meravigliosa che hai, epica, dello sportivo di alto livello. Però c'è qualcuno che ti lascia un segno indelebile, soprattutto quando ti accorgi del suo lato umano. Martedì prossimo alle 9 io sono su un set, è un set di Sky, sul Lago Maggiore, perché dobbiamo girare la storia di Natale di Sky, che l'anno scorso è stata Gaetano Scirea, e devo dire che Gaetano Scirea è tutto quello che manca, non al calcio, allo sport italiano in questo momento. La storia è quella di Luigi Riva. Quando sono andato, tenete presente che una storia di sport si costruisce in due momenti: la fase di studio, cioè tu cerchi di raccogliere tutto quello che riesci a trovare sulla persona di cui devi parlare, e poi cerchi di individuare il DNA della storia, cioè la parte che tu vuoi mettere più in evidenza. Attendi che il DNA della storia si cristallizzi e poi cerchi di narrarla. Cesare Prandelli, ex allenatore della nazionale italiana, ha avuto Luigi Riva come dirigente accompagnatore, non so se sia team manager, si dovrebbe dire, non lo so, comunque l'idea è quella lì, nella sua ultima incarnazione di Gigi Riva. Da lì in poi, dal 2010, Riva si è ritirato nella sua isola a scrivere quello che mancava dei suoi 100 anni di solitudine, e Prandelli mi ha detto che quando loro, quelli del calcio di allora, lo nominavano, facevano questo: fate conto che stiamo mangiando e bevendo, e se per caso uno dei presenti al tavolo lo nomina, ti ricordi il gol di Riva contro la Germania Est? In piedi. Se lo nomini, ti alzi in piedi. Il problema era che questa cosa la facevano con continuità, e un giorno ce l'avevano davanti e non hanno pensato che il gol di Luigi Riva, ti alzi in piedi, e lui li guarda: ma che cazzo fate? No Gigi, aspetta, è una cosa che abbiamo sempre fatto, cioè se ti nominiamo noi ci alziamo in piedi per l'impronta che hai lasciato nel calcio italiano. Gigi Riva è il primo marcatore ogni epoca del calcio italiano per squadra nazionale, con 35 gol in un'epoca in cui c'erano le autoreti, ovvero sia se qualcuno deviava il pallone il gol non era tuo, oggi sei tirato nello specchio è tuo, e c'erano i palloni di allora, e si è rotto due volte la gamba giocando in nazionale, e rappresenta l'idea bellissima, lo vorrei dire ai ragazzi, il suo allenatore della Junior, perché lui è un giocatore di serie C degli anni 60, gioca a Legnano in provincia, eppure gioca nella nazionale Junior, sarebbe l'under 21 più o meno oggi,
per una serie di motivi anche diciamo particolari. Il suo allenatore dell'epoca, Galluzzi, dice una frase che secondo me è il DNA della storia: dove gli altri fanno fatica a mettere il piede, lui ci metteva la testa, ovvero sia ha un coraggio fisico che è difficile da rintracciare nel calcio contemporaneo. Cioè, se andate a vedere i suoi gol, vi accorgete che li segna lui. La palla è lì, io non vado su quel pallone lì, devo ragionare in una frazione di secondo, ma è troppo avanti, non importa, ci vado. E l'idea di andarci è l'idea che lo accompagna in tutta la sua vita. Non si può, ci riesco, perché è orfano all'età di 8-9 anni del padre e di 15 della madre, quindi è risentito contro il mondo. Ma perché? Ma come? Ma che cosa ho fatto di male? Dovrei dirlo in dialetto, ma ve lo evito. Perché io? E la prima squadra italiana di alto livello che lo prende è il Cagliari. La sua zia gli dice: ma Luigi, se lei che ti fa? Cos'è? Se ti mandano in Sardegna un confino politico, cos'è? Hai fatto il contrabbandiere a Ponte Tresa? Ti hanno beccato e ti mandano in Sardegna? No, zia, vado a giocare al pallone. Al pallone. Ma in Sardegna, per il lombardo degli anni 50-60, ci vai se hai commesso un crimine, se è un esilio politico, qualsiasi cosa. Lui arriva e il campo che vede è in terra battuta, perché oggi voi non lo pensate, ma negli anni 60 e ovviamente precedenti, fino alla Serie A non eri tenuto ad avere il campo in erba. E lui dice: ma al Varese, a Legnano il campo in erba c'era, ma al Cagliari no. Vengono in Serie A l'anno dopo, il Cagliari giocherà le prime due partite della sua storia non a Cagliari, perché l'erba non è cresciuta ancora. Lui non vede l'ora di tornare a casa sua. Ha un accordo col presidente, diciamo, del Cagliari, Arrica: facciamo un anno e poi mi mandi a casa, vero? Tranquillo. E Arrica ha già capito che un uomo con quelle caratteristiche, che non ha più una famiglia e che fa fatica a parlare, perché tende, ho parlato con una sua fidanzata degli anni 60, semplice, perché ha una struttura semplice, non espansivo, ma capisce che ha un bel cuore, ma estremamente determinato. Non è l'Italia di adesso, che è piuttosto sofisticata da questo punto di vista. Un ragazzo che è figlio di un operaio, che si è fatto tre guerre, perché ha fatto la prima, la guerra d'Africa e l'altra, e che muore dopo essersi salvato la vita in guerra per un tondino in fabbrica che lo passa da parte a parte. E tu devi andare da lui a dire che il papà non c'è più perché ha avuto un incidente sul lavoro. E poi la mamma muore di cancro. E lui non vuole vivere così. E quindi vive in un mondo solitario, autistico. Ma quando arriva in Sardegna, di fatto incontra un mondo che è lontanissimo dalla sua cultura, dove invece lui è esattamente a suo agio. Perché il mondo sardo è un mondo poco comunicato, ma fortissimo dentro. E quindi lui improvvisamente scopre di avere un sacco di famiglie. Lui racconta: Martino, pescatore, perché notavo prima, il nostro oste di stasera, oste nel senso all'anglosassone, padrone di casa, notavo che a un certo punto, quando la forchetta non bastava più, ha lavorato di mano per mettersi in bocca quello che doveva prendere. E Gigi dice: Martino, un pescatore, mi invita a casa sua e mi insegna a tagliare il pesce per prenderlo bene, per mangiarlo bene. Ma non è che Martino dicesse una parola, Martino dice niente, ma ti insegna una gestualità che tu non hai, un antichissimo modo che avrà 4.000 anni di prendere il pesce e di mangiarlo. E io invece ho vissuto sempre sul mio lago e credevo che il mio lago fosse l'unico posto della vita, perché è cresciuto sul Lago Maggiore. E siccome è un orfano, a 10 anni lo mandano in colonia, come si faceva, a Cesenatico, e lui è in difficoltà perché è un mare piatto, è un mare che non gli piace, è un mare troppo grande, non è lui. E invece piano piano il vento sta cancellando le sue orme. È ancora lì, non è più tornato a casa.
è in quell'isola meravigliosa che non c'entra niente col resto del nostro paese. La Sardegna è il nome latino, il nome originario è Icnusa, che è il nome di una birra tra l'altro, che è il nome originario mediterraneo. Le loro divinità non c'entrano con la cultura latina, evidentemente il loro sistema di DNA non c'entra con gli italiani, sono molto più longevi del resto degli italiani, sono come lui, dove è finito il mio sprinter, cioè che non gli ho voluto neanche chiedere cosa mangia, che cosa mangi per correre così a 71 anni. Però il concetto è quello lì, è un DNA diverso, e quindi lui è ancora lì, e fino a qualche anno fa mangiava tutte le sere nello stesso ristorante. Francesco Totti dice: io adoro questa città, intesa con Roma, sono rimasto qui, c'è un piccolo problema, io non posso uscire di casa. Francesco Totti a Roma, forse una delle due più belle città del mondo, non può uscire. Se va al cinema, o gli hanno portato il film a casa, o entra 5 minuti dopo l'inizio e esce 5 minuti prima, di modo che nessuno si accorga che sia lì, perché non può condividere il luogo dov'è. Gigi Riva a Cagliari, tutti i cagliaritani sanno dove mangia tutte le sere e beve una bottiglia di vino che ha anche il suo nome, e nessuno ancora oggi entra nel ristorante perché c'è lui. Ogni tanto c'è qualcuno che lo aspetta quando esce, ed è il classico sardo che lavorava a Karlsruhe nel 1970, perché il Cagliari quando giocava in Nord Italia faceva questi pullman di sardi che erano in Svizzera, in Germania, per andare a vedere il Cagliari che dà 3 gol all'Inter, è una partita spettacolosa, è campione d'Italia. E sono 2 gol di Riva, proprio alla Riva, che, cioè, adesso sinceramente, adesso seguite, adesso lo fate vedere su YouTube il gol, è inseguito da Burnik, che è il più grande marcatore uomo contro uomo della storia del calcio italiano, è un triangolo con Greatti, la palla di Greatti ha il giro giusto, cioè va verso l'esterno, ma lui è corsa con Burnik di fianco, nessun giocatore oggi calcerebbe sulla corsa con l'avversario in quel modo e la mette dall'altra parte, un gol che tu ti accorgi oggi, non è difficile vedere. 2-0 ha vinto lui. Nel secondo tempo Domenghini segna il 3-0, bel gol, scavo ed è un ex. Lui potrebbe segnare il terzo gol perché è sulla palla, dove solo spingerla in porta, invece si ferma perché è suo, è un grande gol, è un uomo con cui ho condiviso 1000 partite, così. Ma allora cosa faccio? Prende il pallone, se lo porta qui, e lo calcia, cosa che nessuno farebbe oggi, da qualche parte. Idealmente quel pallone sarà caduto a 60 metri di distanza, il sinistro di Riva non è uguale nella storia del calcio italiano, ma non lo sta calciando realmente nello stadio di San Siro, lo sta calciando a tutti i sardi che all'epoca sentivano la partita alla radio, perché non c'era, mica vedevi le partite. Anzi, addirittura il calcio per minuto iniziava all'inizio del secondo tempo, quindi era Ameri da San Siro che ti dice che il Cagliari è 2-0 alla fine del primo tempo. E c'erano queste immagini dei pastori, di uomini della Sardegna che lontani, in posti persi, stavano sentendo alla radio la partita, e quando sentivano che il Cagliari vinceva e che Riva aveva segnato, dicevano, o chiedendo: c'è qualcuno, non ve lo so dire in sardo, che questa sera me li fa vedere in televisione, così vedo i gol di questo qua. E Riva racconta che oggi c'è gente che all'epoca, ecco, bravi, sono proprio queste immagini qui, questo è il primo, classico sinistro, gli ha toccato gratis, guardate il secondo, grazie per averlo fatto, veramente gentile. Guardate a Matteo, il nostro tecnico. Guardate il secondo, questo è lui, esterno sinistro, guardate il tocco di Greatti, marcato da Burnik. Pam! E cade, non vede neanche dove va, ma sulla corsa ha già deciso come tirerà, gioca sempre con le braccia larghe, sposta il difensore, o meglio non lo fa entrare, e segna. Quello è Albertosi in porta. Poi, nel secondo tempo Domenghini segna e lui evita, eccolo qua, scavo. Guardate, può segnare lui, deve solo spingerla in porta. E invece si ferma e la guarda, guarda che fa così, poi la prende, grazie, veramente non mi sembra vero di averla così, ci pensa, la va a riprendere e la calcia alla Sardegna.
un uomo può provare a decidere il proprio destino, una squadra di calcio può provare a decidere del proprio destino, ma se i due destini si intrecciano la faccenda si complica. La settimana dopo il campionato italiano di calcio è fermo e devi andare a giocare con la nazionale italiana a Vienna contro l'Austria, qualificazione per l'Europa del 72. Lui ha già dato una gamba alla patria, nel senso che nel 1967 si è rotto tibia e perone per un'uscita del portiere del Portogallo, a 38 di febbre il venerdì sera, a 37.5 alle 5 del pomeriggio del sabato, la partita tipo alle 8, e Valcareggi però gli chiede: Gigi, gioca. Non può rinunciare a lui, è come se, mi ha detto vari giocatori dell'epoca, perché anche se non stava bene, tu entravi e avevi la sensazione che partiamo da 1-0 per noi. Per questo qua non dice una parola, ma anche gli altri lo temono, nel senso che proprio ha una presenza fisica, ha un coraggio che fa la differenza. Alla fine lui si fa convincere e gioca, e a 10 minuti, un quarto d'ora dalla fine, tocca la palla di sinistro, salta l'uomo, e bisogna fare un flashback. All'epoca le partite o non si vedevano o avevano una camera sola. Era una partita di Mitropa Cup, la più antica coppa europea, Mitteleuropa Cup, e in un parapiglia in aria 3-0 per il Cagliari, lui, che aveva un bel sinistro qua ma anche qua, stende un avversario austriaco. Come succedeva allora, l'arbitro non sa letteralmente a chi dire, oddio devo espellere qualcuno, e sceglie Boninsegna, centravanti, che dice istintivamente: ma no arbitro, non l'ho mica e poi pensa: sì, però se dico che l'ha fatto lui squalificano lui, allora me la piglio io. Va in spogliatoio e sono due che vivevano assieme, perché oggi sembra impossibile, ma gli scapoli del Cagliari, che ha vinto lo scudetto, dormivano tutti in foresteria via Aosta. Era un appartamento di 5 stanze da letto con 2 bagni e tutti i giocatori stavano lì. Adesso sei il più grande attaccante al solito calcio italiano, a Cagliari fino al 1975 non ha mai vissuto in una sua casa, viveva con gli altri, così. I due sono amici e in varie occasioni poi si sono salvati, cioè uno proteggeva l'altro. Il giocatore che lo ha provocato e che lui ha steso con un sinistro è lo stesso giocatore che gli entra da dietro e gli rompe la gamba. Si chiama Hof. Vedendola, o voi direte, beh però, certo cercava la palla, Riva è troppo forte fisicamente, quindi copre la palla con il destro per evitare che, ma non l'ha visto, gli entra da dietro, però entra col piede alto e praticamente gliela spezza in due. E quindi lui cade per terra e, come tutti i giocatori dell'epoca, non vuole guardare. Nessuno vuole guardare la propria gamba che non c'è più, che è completamente spezzata. Sai che ti sei fatto male, ma non riesci a vedertelo. Domenghini si avvicina e vede come proprio il malleolo non è più allo stesso posto. E c'era proprio l'immagine che si mette le mani nei capelli. Lo dice: ma no, non lui, no, perché? Così. E vanno nello spogliatoio e lo portano in ospedale a Vienna e c'è il presidente del Cagliari, che capisce che è finita l'era d'oro del Cagliari, che secondo tutti i giocatori usciti da quella partita, quella del 3-1, avrebbero rivinto lo scudetto successivo con 10 punti di vantaggio. Sarà che è finita, che il nostro sogno incredibile, improbabile, impossibile è finito, perché lui non può più recuperare. All'epoca non c'era la risonanza magnetica, se ti facevi così male era mentre ti operavano che vedevano che cosa era successo, e il chirurgo si accorge che non è più in grado di inserire il tendine nel pube e che la sua gamba destra, che non è quella con cui calcia ma è quella che gli permette l'equilibrio per fare il gol che ha fatto contro Bornik, sarà più corta di 5 cm e quindi lui non potrà più essere il calciatore che è stato, sarà una versione a scendere. Eppure ancora lì, e quando arrivano tutti questi sardi di allora, lui esce e questi qua gli dicono mediamente la stessa cosa: io c'ero Gigi, io c'ero quando venivamo da Karlsruhe e ci chiamavano banditi, pastori, e tu hai fatto 2 gol e ci hai fatto sentire i più grandi del mondo e siamo tornati a Karlsruhe e non era la stessa Germania, eravamo noi. Lui cerca di non piangere perché chiaramente è lì per loro, e si abbracciano e
lui torna nella sua notte, che è proprio un'immagine di lui, cioè nella notte, perché è solo, è proprio gli, ha una caratteristica di solitudine unica, e questi tornano da dove stanno venendo. Se mi trovate un'altra storia di calcio italiano come questa, siete i miei autori. E poi lui sarà accompagnatore ai mondiali dell'82, è presente nei mondiali. Lui inizia nell'87, ecco, questa è ancora più bella, lui è accompagnatore dall'87 in poi, quindi lui ha fatto 3 campionati del mondo, il primo in Inghilterra da turista, il secondo quello dove doveva essere il grande avversario di Pelé e perdiamo 4-1 col Brasile in finale, nel 74 gioca l'ultima partita perché Valcareggi non gli fa giocare la terza del girone, quindi la partita contro l'Argentina 1-1 è l'ultima partita in nazionale, sia di Riva che di Rivera. Quando diventa accompagnatore della nazionale vince il mondiale del 2006, non lo vince lui ma fisicamente c'è. Ho parlato con vari giocatori della nazionale di allora e lui è andato ad abbracciare tutti quanti come per dirgli grazie. Non l'ho potuto vincere da giocatore, ma ci tenevo tantissimo a vincere da calciatore, anche perché aveva perso da dirigente accompagnatore ai rigori nel 94 e aveva perso nel 90 la semifinale con l'Argentina. I calciatori a cui l'ho chiesto, ovvero sia, diciamo i principali, quando Totti sputa in faccia a Poulsen, va in spogliatoio, lui c'è. Lui vede la partita sempre in tribuna insieme a Valentini, diciamo uomo portante della FIGC. Quando si accorge che un calciatore ha fatto qualche cosa che gli costerà tanti rimorsi, tanti sensi di colpa, va in spogliatoio, lo trova. Quando Di Biagio sbaglia il calcio di rigore al 98 per la traversa, Di Biagio per 1 ora e mezza è stato staccato dalla realtà, gli parla lui. Quando Rocca è l'allenatore della nazionale olimpica a Seul 88, abbiamo 4 gol dallo Zambia e lui non doveva essere allenatore, doveva essere Zoff, ma ha preso l'offerta della Juventus, lui gli fa fare 3 giri di campo. Come tutti quelli che parlano poco ascolta tanto, ma alla fine del terzo giro di campo gli dice 2 cose e se te le dici giriva, le ascolti. Quando Roberto Baggio dice ma quello è matto, ovvero sia Sacchi lo ha sostituito in Italia-Norvegia perché è stato espulso Pagliuca ed entra Marchegiani, chi c'è in spogliatoio? Lui. E tutti i giocatori dicono, non è che dicesse molto, ma con la forza che aveva, se te lo diceva lui, ci credevi? 2006, l'Italia festeggia il titolo mondiale con una scena con l'orologio spostato indietro di 2000 anni, ai Fori Imperiali. Il pullman va a un chilometro all'ora. Siccome Totti è l'ottavo re di Roma, chiama al telefono e arrivano un catering improvvisato e porta sulle pizze, le bolle, così, perché l'ho chiesto Totti. Lui a un certo punto c'è qualcosa che non va. Totti, che è veramente il proprietario del pullman, dice Gigi, perché? Che è successo? Va verso l'avanti del pullman, arriva, soffre il pullman, quindi sta sempre davanti. Cosa c'è? Ah, ho capito. Sul pullman erano saliti dei dirigenti della FIGC e soprattutto dei politici che prima del mondiale avevano detto l'Italia al mondiale 2006 farebbe meglio non andare perché siamo marci per via del calcio scommesse, opinione rispettabile, però allora non sali sul pullman a festeggiare il titolo mondiale. Sul libro scritto da Francesco Totti e dal vincitore del Valentini 2018 Paolo Condò, un capitano, c'è proprio la pagina, ovvero sia lui dice ok, allora il problema sono io, mia madre e mio padre quando li ho avuti in vita mi hanno insegnato che si stringe la mano alle persone, però da qua in poi siccome nessun altro dice niente allora scendo io perché il problema sono io. Quindi dice all'autista del pullman per favore mi prendi il trolley che adesso vado via. Totti scrive letteralmente col supporto della penna meravigliosa di Paolo, io prima, devo dire la verità, lo stimavo tanto perché veramente ho sputato a polso, ho fatto una cazzata vera e questo qua non mi ha detto che avevo fatto bene, non mi ha detto che avevo fatto male, mi aveva detto di tenere il mento alto perché lui tutta la vita aveva tenuto il mento alto, perché se lo abbassi una volta sei perso, quindi devi essere comunque
padrone dei tuoi gesti, anche i peggiori che hai commesso, perché se la abbassi non sei più il giocatore che eri prima e non puoi vivere con quello, vivi contemplandolo ma non essendo una vittima. E so, credo di essere anche andato lungo, perché secondo me ha detto meno, però il senso è questo. E Totti poi lo guarda mentre lui scende nella notte, si fa dare il trolley, e io invece quella sera lì l'ho amato perché lui, a differenza nostra, non si faceva scivolare addosso le cose per quieto vivere, perché era più comodo. E che cosa gli costava? Festeggiava con tutti quanti e avrebbe vissuto la sua notte da campione del mondo. No, lui scende perché ha una visione del perdono diversa, e lui è diverso da noi. La comodità non gli interessa, gli interessa chi è e chi vuole essere per il resto dei suoi giorni, che è quello per cui sarà ricordato per sempre, ovvero sia, pur essendo stato il fenomeno di calciatore che è stato, pur essendo ricordato per le scelte che ha fatto, che sono anche piuttosto impegnative, verrà ricordato da tutti quelli che l'hanno conosciuto, perché era quello che in spagnolo si chiama un hombre vertical, e sarà, secondo me, ricordato dai ragazzi italiani fra 100 anni, perché queste immagini da qualche parte ci saranno perse, sgranate, illeggibili, ma se qualcuno racconta, qualcuno che l'ha visto, che l'ha, qualcuno che glielo racconta, i vostri compagni di squadra fra 100 anni del Sant'Elpidio diranno: ma perché c'è stato uno così?